Fratelli carissimi, buona domenica. Avete presente questi giovani che praticano sport estremi? E tra i vari sport estremi c'è il salto nel vuoto dalla cima di un grattacielo o dalla cima di una torre oppure da delle pareti a picco, montuose. Questi sembrano dei pipistrelli con queste tute speciali. Si lanciano così nel vuoto. Veniva a mente questa immagine perché io credo che sia proprio la cifra di questa generazione, ma soprattutto della nostra vita. Perché il punto fondamentale è tu chi sei e sei felice di essere quello che sei? Potremmo dire no, non sono felice di quello che sono. Vorrei essere migliore, vorrei essere diverso. Non solo fisicamente, quasi nessuno si accetta fisicamente. Le ragazze normalmente non si piacciono, sempre sono lì davanti allo specchio a cercarsi i difetti. Ma io parlo di qualcosa di più profondo. Se ti piaci tu dentro, se ti piace il tuo carattere, se ti piace il tuo modo di fare, il tuo modo di dire, il tuo modo di porti, c'è la tua famiglia, se ti piace la tua vita, se ti piace la tua... Soprattutto se tu ti guardi allo specchio e dici, Signore, ma mi hai fatto proprio come un prodigio. Vedete, questi dibattiti ci lasciano sgomenti sul fine vita, sulla eutanasia, sul suicidio assistito, eccetera, no? Quella prigione, che dicono, sia diventato il corpo di una persona, affetto da una malattia gravemente invalidante, quella gabbia, quella prigione è molto più profonda, è molto più intima, vero? Il corpo è soltanto, la manifestazione, l'esplicitazione fisica di una prigione ben più profonda, ben più intima, nella quale tutti noi, siamo rinchiusi e che ci impedisce, fratelli carissimi, di stare bene con noi stessi, cioè di essere riconciliati con la nostra vita. Se io non posso accettare me stesso, quando i limiti della carne, quando i limiti di una malattia, di una depressione, i limiti di un fallimento, di una frustrazione, i limiti esterni e interni deturpano il mio ideale, deturpano la mia persona, i limiti mi stanno dicendo qualcosa che io non posso accettare. Di tutti gli alberi, che dice la parola nella prima lettura, è una infinita varietà di alberi. Cioè, nella nostra vita è stato fatto tutto per il nostro bene. Dio ha fatto tutto per noi. Dio ha creato l'universo, il mondo, tutto, tutto, le persone accanto a noi, la famiglia, il lavoro, tutto per noi. Ma c'è qualcosa che tu non puoi fare. C'è un limite alla tua persona. Quel limite, attento, quel limite ti definisce come persona. Quel limite definisce la tua identità. Quel limite dice tu chi sei. Il demonio, davanti a quel limite, ti sta dicendo, guarda che questa balaustra, guarda che questa legge, guarda che questa proibizione, guarda che questo no è contro di te. Questo no ti sta distruggendo, sta deturpando la tua identità, perché Dio non ti ama. In fondo tutti noi, perché dice tutti sono morti in Adamo, dice la seconda lettura, di fronte a quel limite che definisce il tuo essere creatura, il tuo non essere onnipotente, il tuo non essere, il mio non essere Dio, sempre ci aspetta il serpente, sempre ci aspetta il demonio. E perché? Perché tu sei stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Tu sei stato creato dalla polvere del suolo. Quindi qualcosa di debolissimo, qualcosa che si può seccare, qualcosa che in sé non ha vita. Senza il sole la terra è secca, è arida, è deserto, il deserto nel quale è stato accompagnato, spinto il Signore dallo Spirito Santo. Su questa creatura plasmata con la polvere del suolo, il Signore ha effuso il suo alito di vita, il suo Spirito Santo, la sua stessa natura, il suo respiro. E quello si chiama libertà. Essere stato creato ad immagine e somiglianza di Dio vuol dire essere stati creati totalmente liberi. Ecco il secondo punto fondamentale della parola di oggi. Per capire chi siamo, per capire che cosa ci succede ogni giorno e per comprendere che la Quaresima, che è appena iniziata, è un aiuto enorme per vivere su questa terra, perché sapete, che secondo i padri il tempo della Quaresima, i 40 giorni della Quaresima sono immagini del tempo, sulla terra, che ci è stato dato sulla terra. La Pasqua è l'immagine del nostro incontro definitivo con il Signore e il tempo pasquale, i 50 giorni pasquali sono immagini della vita celeste. Bene, io e te possiamo vivere qui sulla terra in due modi, o assumendo il combattimento per essere quello che siamo, per accettare, e non solo accettare, ma entrare con gioia e con felicità nella nostra stessa identità. Oppure dire che no, che io questo combattimento non lo assumo. Lasciarci sedurre
ancora una volta dalla menzogna, dal sofisma del demonio, che è sempre lo stesso, in ogni circostanza della nostra vita, in ogni aspetto, in ogni momento, a scuola, al lavoro, nel rapporto con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, nella solitudine, nella malattia, nella vecchiaia, in tutte le circostanze, il sofisma del demonio è sempre lo stesso, detto in modi diversi, detto in modi più o meno suadenti, e cioè che Dio, con il limite che ha posto alla tua vita, con il fatto che non ti ha fatto Dio, ma ti ha fatto creatura, cioè è Lui che ti ha fatto, che la vita non viene da te, che la vita ti viene da Lui, ha messo dentro di te un veleno di insoddisfazione, di frustrazione. Per questo devi prendere tu in mano la tua vita. Per questo, vedete, le tre tentazioni che subisce il Signore sono esattamente tentazioni che mirano alla sua stessa identità. Ma figurati tu, se tu sei figlio di Dio, cioè, ed è figlio di Dio, perché devi accettare i limiti? Ma come? Perché in quanto uomo devi accettare i limiti? Ma capisci che stai facendo una follia? Ma capisci che... Ma scusa un attimo, sei figlio di Dio, sei Dio, e allora perché devi permettere che alcune cose ti limitino? Che la fame ti limiti? Di a queste pietre che diventino pane. Perché devi dire, perché devi permettere che la tua vita passata a Nazareth come un oscuro figlio di falegname ti impedisca il successo, l'esito? Ma no, ma di più sottile ancora, non solo l'esito e il successo. No, ma tu sei venuto qui per salvare il mondo, sei il Messia, sei il figlio di Dio, beh allora che cosa vuoi, che la gente ti rifiuti? Cioè, ma capisci che è contro la tua stessa missione il fatto di venire da Nazareth, da un posto oscuro, da un posto sconosciuto, da un posto non famoso, dove neanche stava sulla carta geografica? Cioè, tu non hai studiato alla scuola di nessun rabbì intelligente, famoso, non sei nessuno. Capisci che questo limite culturale, questo limite della tua identità, frustra l'esito della tua vita, l'esito della stessa tua missione. Cioè, non puoi essere figlio di Dio essendo figlio di un falegname. Non puoi essere figlio di Dio con la fame, con la precarietà. Non puoi. Non puoi essere figlio di Dio con questa storia, con questo fisico, con questa famiglia, con questo lavoro, con questa scuola, con questi figli, con questi genitori, con questa malattia. No, non puoi. Allora guarda a me. Vedi che tutti i regni di questo mondo, vedi il denaro, il potere, cioè tutte cose che si addicono al figlio di Dio. Cioè, quello che mostra il demonio a Gesù sono tutte cose che si addicono al figlio di Dio. Ma certamente, onore, potere, gloria. Lo cantiamo nei salmi e in tutta la scrittura, no? Allora, di che stiamo parlando? Tu, l'ultimo della terra, l'ultimo zotico, paesano, senza arte né parte. Ma per favore, a un figlio di Dio si addicono gloria, onore, potere, eccetera, eccetera. Tutti i regni sono miei. Se tu ti inginocchi a me, saranno tuoi. Se tu ti inginocchi davanti a me, saranno tuoi. Le stesse identiche cose che, in un'altra forma, il serpente ha detto ad Eva. Non va bene, non va bene come sei. Non può bastarti essere una semplice creatura. Fatti Dio, rompi quel limite. Buttati dal pinnacolo, buttati da quella torre, buttati da quel grattacielo. Fai qualcosa di straordinario. Fai qualcosa di straordinario, eh? Ma basta con questa moglie che è assurda, che non capisce. Guarda la segretaria, ma per favore. Ma perché? Perché non devi avere dei rapporti sessuali con la tua fidanzata, col tuo fidanzato? Ma questo gli ha detto la Chiesa, ma non è adeguato allo status, all'identità di una fidanzata, di un fidanzato. Vi volete bene? Ma che bisogna aspettare? Non è la sessualità il linguaggio del corpo che veicola l'amore, eccetera, lo dice la Chiesa, allora mo perché ti dice così? Che cosa cambia tra un secondo prima del matrimonio e un secondo dopo il matrimonio? Ma per favore, queste sono tutte panzanate. Vedi che c'è lì un inganno profondo di Dio verso di te. Supera, metti sempre più in là l'asticella, metti sempre più in là il record, misurati con te stesso, cerca di battere sempre più record, perché così avrai la tua identità, così ti potrai accaparrare di ciò che è adeguato a te, che sei Dio. Allora, da quel momento in poi, il problema di Eva, come il tuo e il mio problema, non sarà essere felice così come sei, ma cercare la felicità in un'alienazione, in un altro te stesso che non esiste, diventare qualcos'altro, che è Dio. Cioè, l'assurdità più grande, superare te stesso,
diventare qualcosa che tu non sei, seguendo un ideale che il demonio ti ha messo davanti attraverso l'albero, cioè decidere tu tutto, portare avanti tu la tua vita, poter usare degli altri, fare che quella pietra che è il cuore di tua moglie sia il tuo cibo, fare che sia commestibile, fare che ti possa saziare tuo figlio, cioè tua moglie, la sua carne, la sessualità, tutto per me, offrire tutto a me stesso. Tu devi cambiare la vita, tu devi cambiare la storia, tu devi cambiare i fatti, tu devi lottare contro le ingiustizie, tu devi lottare contro, no? E quando tutto questo crolla, tu sei Dio, quindi ti uccidi, quindi hai il potere sul tuo corpo, come dicono, no? Io sono libero, libero di gestire il mio corpo, libero di abortire, libero di darmi la morte, libero di fare quello che voglio. Ma questo significa essersi prostrati al demonio e ottenere il potere carnale, il prestigio carnale, il successo carnale, tutta roba effimera, tutta roba che sarà tolta. Che basta un terremoto per distruggere tutto, che basta una rivoluzione per perdere il potere, che basta un mal di denti per dimostrarti che non sei niente. Bene, fratelli, questa è la nostra vita, questa è la nostra esistenza. Ma la buona e meravigliosa notizia è che Gesù Cristo, il nuovo Adamo di cui parla San Paolo, si è fatto carne ed è entrato nel tuo deserto, cioè è entrato nella tua storia di oggi, la tua storia di oggi, per riconsegnarti la tua identità, per riconsegnarti a te stesso. Tu non ce la fai, io non ce la faccio. In campo aperto con il demonio, che è il più astuto di tutte le bestie, tu ed io non ce la facciamo. Non siamo Dio, non ce la facciamo. E soccombiamo, e cerchiamo di distruggere quel limite, e moriamo. E moriamo, e dobbiamo faticare la terra, coltivarla, e non ci darà mai quello che vogliamo. Vogliamo donarci, vorremmo, dice San Paolo, vorrei compiere il bene, ma non posso, perché il peccato abita in me. Il peccato abita in me, quindi non puoi. Bene, primo grado, primo scalino da scendere in questa quaresima è accettare che tu non puoi nulla, accettare che non sei Dio, accettare che gli eventi che ti hanno limitato e che ti hanno definito hanno avuto ragione della menzogna del demonio, cioè ti dimostrano che tu non sei Dio. A questo può portare alla depressione, al suicidio, come è successo a Giuda per esempio, che non ha accettato il suo peccato, non ha accettato di aver tradito il Signore. Oppure come Pietro, le lacrime di pentimento, cioè la conversione, la compunzione, la metanoia, il desiderio di cambiare. Perché guarda, Cristo è accanto a te. Cristo ha preso la tua identica carne e ha accettato di essere definito dai limiti della fame, della sete, della nudità. Ha accettato la croce, ha accettato la tua realtà, quella che ti crocifigge oggi, quella che ti limita oggi, quella che ti mostra chi sei. Lui l'ha accettata, tu non potevi accettarla, tu non puoi accettarla oggi, lui sì. Allora lui è venuto sulla terra, è venuto oggi nella tua vita, viene oggi attraverso la comunità cristiana che è il suo corpo benedetto, viene attraverso una chiesa che ha un amore infinito per te, che ti accoglie ancora oggi, che ti fa parte del suo corpo perché tu possa accogliere il suo no al demonio. Lui ha preso la tua carne, la tua bocca, la tua mente, il tuo cuore, le tue forze per dire no al demonio. Lui è l'unico che ha perseverato nella verità. Guardate, fratelli, che io mi chiedevo come mai nel paradiso c'era il serpente. Ma perché? Sarebbe stato molto meglio che non ci fosse, no? Così avremmo vissuto tutti felici e contenti, perché è vero che vogliamo superare il limite, però è vero anche che se ci fosse stata una barriera invalicabile davanti all'albero, ma invece no, quella barriera è soltanto legata a una parola, a un comando, a una parola che ti definisce, ma non è una barriera fisica, perché sennò non saresti libero, sennò non saresti stato immagine e somiglianza di Dio, saresti stato un automa, uno di questi pupazzetti che si possono gestire con un joystick dentro la PlayStation, quando giochi a pallone, a calcio, quando fai le guerre, quando tutti questi giochi, no? Un burattino, un pupo nelle mani di Dio. E questa è la grande contraddizione, cioè vogliamo la libertà, che è una schiavitù, perché è la libertà che obbliga a seguire la propria carne, a seguire le proprie concupiscenze. Mai, 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 mai prendere in ipotesi di poter soffrire, di poter sacrificarsi, di poter fare la volontà di un altro, di accettare il limite. Quindi questa è una schiavitù che il demonio ci contrabbanda per libertà. Ma ci fa paura, per cui sarebbe stato meglio, no? Potremmo chiederci, ma perché Dio ha permesso? Perché Dio permette il male? Perché Dio permette che? Dio non permette il male. Dio permette la possibilità che tu compia il male, perché sennò non saresti libero. È un mistero grandissimo, che soltanto gli stolti che si vogliono sostituire a Dio e decidere cosa sia bene e cosa sia male, non possono capire. E gli stolti sono i dittatori, la dittatura del pensiero, la dittatura militare, la dittatura della cultura, che vogliono un pensiero unico, una sola ideologia.
ma è quello che abbiamo tutti nel cuore, sedotti dal demonio. Per cui tutti, in famiglia devono fare quello che dico io, al lavoro devono fare tutti quello che dico io, lo Stato deve fare così, l'allenatore di calcio deve fare così, mia suocera deve essere così, tutto, una sola opzione. E invece no, invece noi siamo liberi. Ma Cristo ha compiuto la libertà nell'obbedienza, nell'amore, nella sottomissione, è stato obbediente fino alla morte di croce. Ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, dice San Paolo. Bene, in questa quaresima, digiuno, preghiera ed elemosina, che sono le armi con cui combattere le tre tentazioni fondamentali circa la tua identità, il digiuno per dire che tu non sei Dio e che hai fame, dillo a te stesso e dillo al Signore, io ho fame, io non posso fare niente, io vorrei cambiare e uscire dalla precarietà, ma non posso, la precarietà mi definisce, lo accetto, digiuno, accetto la precarietà, che se qualcuno non mi fa scendere dal cielo la sua parola, se qualcuno non mi fa scendere ciò che mi fa vivere, io sono un morto, senza la tua parola sono un morto, per questo il deserto è importantissimo per conoscere noi stessi. Io prego con le parole di Cristo, approfittando della sua obbedienza, entrando dentro la sua obbedienza, lasciandomi trascinare, come dice San Benedetto XVI, nel suo Getsemani, a dire no, amen alla volontà di Dio e non alla mia, che, per non cambiare la storia, le circostanze che mi definiscono, perché grazie a Dio succede questo nella mia vita, grazie a Dio ho questa malattia, grazie a Dio ho questa persona molesta, grazie a Dio mia moglie non è come voglio io, grazie a Dio i miei genitori non sono come io vorrei, perché mi definiscono, mi fanno persona, cioè quello che io penso, la tentazione che il demonio ci fa usando della storia è una grazia. Togli la tentazione e nessuno si salva. Uomo, vuoi servire il Signore? Preparati alla tentazione, dice la Scrittura. Senza la tentazione non sarai salvato. Cioè, perché? Perché non sarai mai te stesso. Sarai sempre un poveraccio, capito? Alla mercé del demonio, uno schiavo. Quindi la preghiera, Abba, papà, abbi pietà di me che sono un peccatore, abbi pietà di me, aiutami, aiutami, guarda, io ho paura, non mi piace questa cosa che mi limita, vorrei essere un'altra persona, vorrei, cioè tutte queste cose ce l'ho in testa, nel cuore, però io so che soltanto la tua volontà, compie la mia vita nell'amore, soltanto la tua volontà mi fa essere un figlio di Dio, vero, autentico. Che accetta di non essere lui che porta avanti la storia. Gesù, essendo figlio, si sottomise alla croce. Capite? Lui è figlio perché è entrato nella volontà del Padre, perché ha obbedito, perché ha accettato il limite che lo definiva come figlio, per compiere una missione. E l'elemosina, con la quale dire no agli idoli di questo mondo, tornare ad essere nudi, con Cristo, nudi sulla croce. No, io non, fuori di te non c'è alcun bene nella mia vita. Io, guarda, il denaro, il sesso, il potere, non mi interessa nulla. L'ultimo posto va benissimo, elemosina, denaro, in questa quaresima, denaro. Perché? Perché agli idoli si combatte mettendoli sotto i propri piedi, usandoli come sterco e facendoli con libertà, cioè dandoli a un povero qualsiasi, cioè, non tratta nemmeno di fare opere buone. Dagli i tuoi beni, lotta, lotta perché Dio sia l'unico Dio, per non tentare il Signore tuo Dio, per adorare solo Lui, per vivere solo della Sua parola. Bene, Cristo in questa quaresima viene nella nostra vita. Cristo viene nella Sua Chiesa attraverso i sacramenti, attraverso le liturgie, attraverso la preghiera. Viene Lui vittorioso, uscito dalla morte per strapparci ogni giorno dalla menzogna del demonio, dalla gabbia interiore nella quale il demonio ci vuole chiudere, la schiavitù a peccare, a non essere noi stessi, perché tu e io possiamo oggi approfittare delle sue parole, perché noi possiamo partecipare alla sua vittoria, perché noi possiamo essere una sola carne con lui, nel suo corpo, perché lui possa dire no al demonio, perché lui possa dire al demonio le parole che Eva non è stata capace di dire, che tu e io non siamo capaci di dire. Allora questo è il mistero meraviglioso di questo tempo di fidanzamento con il Signore, di questo tempo del cammino nel deserto, di questo tempo di conversione. Che vuol dire convertirmi? Lasciare che sia Lui, Cristo, a parlare per me, a parlare in me, a combattere per me. Questo dà valore alla mia vita, questo mi dà l'identità, questo mi dà la felicità di essere ciò che sono, debole, povero, limitato. Perché figlio, limitato perché c'è uno che un padre che provvede a me, limitato perché non sono Dio, ma la mia felicità è essere quello che sono, la tua felicità è essere quella persona che sei, quella ragazza che sei, quella donna che sei, quell'anziana che sei, quel malato che sei, quell'impiegato che sei, quello che sei, quello che sei è il massimo,
è già la vita eterna. Perché? Perché Dio si fa presente nella tua vita, perché Dio provvede la tua vita, perché Dio prevede tutto, perché Dio sa quello di cui hai bisogno, perché Dio ti nutre, perché Dio ti copre, perché Dio ti ama, perché Dio ti perdona, perché Dio ti porta avanti. Allora il serpente era fondamentale nel paradiso, se no Adamo e Eva non sarebbero cresciuti. Crescete e moltiplicatevi, non sarebbero né cresciuti né moltiplicati. Infatti, obbedendo al demonio, hanno distrutto tutto, hanno rotto il legame con Dio e hanno legato il legame tra loro, per cui tutto è stato un montare di violenza, un montare di peccati. Ma Cristo oggi dice gli angeli lo servivano alla fine delle tentazioni. Ecco, questi stessi angeli che sono gli apostoli, che sono gli angeli della Chiesa, che sono i ministri dei sacramenti, ti servono. Servono Cristo in te. Cioè nella Chiesa possiamo sperimentare già l'anticipo, la caparra del paradiso, della vita eterna, di questa opera più grande ancora, dice San Paolo, perché a causa di un uomo è venuta la caduta, ma è incomparabile il mistero della salvezza. Ciò che ha operato è il compimento della creazione. Ciò che Dio prevedeva è la nostra caduta, per questo dicono i rabbini, ha creato prima la misericordia. E la misericordia è quella che compie la creazione. Cioè, accanto al serpente, accanto all'uomo, creatura debole, accanto alla libertà che spesso usiamo male e per la quale cadiamo, Dio ci dà un abbraccio di misericordia, ha preparato per noi le viscere di misericordia, il rachamim, le viscere di misericordia, l'utero benedetto della Chiesa, dove noi possiamo sperimentare la ricreazione. E quella ricreazione, cioè il nuovo Adamo, è 10 milioni di, cioè incomparabile, infinitamente più bello, infinitamente più completo, infinitamente più meraviglioso del primo Adamo, di te e di me. Ma tu e Dio possiamo essere in Cristo il nuovo Adamo, lui è il primogenito di una nuova creazione, che è il compimento. Perché è vero che noi moriremo ed entreremo nella vita eterna, dove non ci sarà più il serpente, dove non ci sarà più tentazione, dove tutte le lacrime saranno asciugate, dove potremo riposare. Bene, questo riposo, questo a cui siamo chiamati, che è la terra promessa, autentica e definitiva, ci viene data in anticipo, come un antipasto, nella Chiesa, nelle liturgie, dove possiamo riposare, e dove possiamo attingere forza e unirci a Cristo in questo letto d'amore che è la croce, con la caparra della risurrezione dentro, per poter offrire la nostra vita, per poter dire no al demonio, per poter combattere. Quel combattimento ti definisce, quel combattimento definisce e fa crescere tuo figlio. Non togliergli i combattimenti, non togliergli le croci, non togliergli la precarietà, al tuo figlio e a te stesso, alla tua vita, come prete, come quello che sia. Coraggio, una parola meravigliosa che ci introduce in questo tempo stupendo, di fidanzamento, di conoscenza di noi stessi. Più conosciamo noi stessi, più conosciamo il Signore, più la storia ci definisce come figli bisognosi in tutto di Dio, più la storia ci fa plasma dentro il nostro cuore l'Abba, perché plasma il Figlio di Dio in noi, più noi conosciamo il potere infinito di Cristo, il suo amore infinito per noi, che ha potere sul demonio, lo schiaccia. È la Chiesa, è il corpo di Cristo che schiaccia la testa del serpente, la schiaccia oggi, la schiaccia domani, la schiaccerà dopodomani, fino al giorno delle nostre nozze eterne, della nostra Pasqua, quando lasceremo questo mondo. Buona domenica, buona Quaresima, nella quale potremo apprendere, sperimentare e vivere lo Shema: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Queste tre tentazioni che attentano a queste tre forme di amare Dio con tutto noi stessi, che è ciò che ci fa figli. Amare come siamo amati, amare il nostro Padre. E lo possiamo fare solo in Cristo, che ha compiuto lo Shema sulla croce per noi, distruggendo l'opera del demonio. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. No! Io sono figlio di Dio proprio perché sono sulla croce. E così tu potrai dire, sì, io sono figlio di Dio, sono compiuto, sono felice, perché sto dentro la Pasqua, sto dentro a questo cammino di conversione, questo esodo, di cui la Quaresima è immagine e realizzazione nella vita concreta, nel quale io, crocifisso con Cristo, compio lo Shema. Cristo, vivo in me, compie lo Shema. Amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, significa dire no al demonio che mi vuole fare essere un'altra persona, che mi vuole fare essere ciò che non sono. Basta fughe. Legato come Isacco alla croce, sei figlio, sei felice, sei compiuto. Questa è la notizia, la bomba che il mondo aspetta, che aspettano i tuoi figli, che aspettano tutti. La bomba dell'amore di Dio, laddove tutti vedono invece distruzione, morte e scandalo. Un figlio che offre la sua vita, perché chi vede te, veda Cristo e possa dire veramente questo è il figlio di Dio. La confessione del centurione, del pagano.